Mentre alle battute finali la campagna elettorale per il rinnovo delle cariche di rappresentanza studentesca all'Università di Palermo, due azioni intimidatorie sono state compiute in altrettanti giorni contro la RUN, Rete Universitaria Nazionale. Il primo dei due atti è avvenuto la notte tra il 6 e il 7 maggio nella letta Butterfly della Facoltà di Ingegneria in Viale delle Scienze. È stato dato fuoco a un volantino dell'associazione studentesca ed è apparsa la scritta RUN brucia. La seconda azione è stata compiuta ieri mattina. Una bandiera dell'associazione è stata data alle fiamme all'interno della facoltà di lettere e filosofia. Due atti abbastanza gravi per noi studenti comunque universitari, perché abbiamo subito due atti in due facoltà diverse. Noi riteniamo che comunque sono degli atti gravi, perché comunque diamo un brutto esempio alle nuove generazioni e soprattutto agli altri nostri colleghi. Io credo che comunque stiamo facendo di tutto affinché venga abbassata la tensione. Spero che comunque i temi, i toni della campagna elettorale un po' si vengano abbassati.